In principio fu Felsina, capitale dell'Etruria padana. Nel 189 a.C. i Romani la rifondarono battezzandola Bononia. In posizione strategica lungo la direttrice della Via Emilia, costruita due anni dopo, crebbe in dimensioni e prestigio, ma di questo primo glorioso periodo non restano oggi che sporadici segni. Con la caduta dell'impero, la città conobbe un periodo di plurisecolare declino. Nel 727 d.C. fu conquistata dai Longobardi, poi dai Franchi di Carlo Magno, quindi praticamente dimenticata fino all'anno 1000. La rinascita avviene nel 1088 con la fondazione dell'università, la prima e per lungo tempo la più prestigiosa d'Europa. Nasce in seno alla scuola di diritto e all'attività dei glossatori, quei giuristi interpreti del Corpus Iuris Civilis, testo fondamentale per la storia della legislazione moderna, redatto dall'imperatore Giustiniano. Nel 1116 un altro imperatore, Enrico V, conferisce a Bologna una serie di diritti che avrebbero portato alla nascita di un potente e libero comune. È questo il tempo in cui proliferano torri e case torri, innalzate per ribadirne, anche a distanza, la grandezza e la forza. Nel corso del XIII secolo, Bologna arriva a contare 50.000 abitanti. È tra le prime 10 città d'Europa. Si organizzano le grandi fabbriche delle chiese monumentali, secondo i moduli del nuovo stile gotico importato dalla Francia. Ed ecco allora San Domenico, San Giovanni in Monte, San Martino e più tardi Santa Maria dei Servi, San Giacomo Maggiore e San Petronio. Questa aspirerebbe addirittura, senza riuscirvi, a diventare la più grande basilica del mondo cristiano. La città diventa un crocevia di artisti, uno per tutti Giotto, anche perché, fra il 1327 e il 1334, il cardinale Bertrando del Poggetto, nipote di Giovanni XXII, la sceglie in alternativa ad Avignone, all'epoca sede del papato. Dal 1445 al 1506 si instaura la Signoria dei Bentivoglio, che accoglie con magnanimità gli artisti della corte ferrarese degli Este, ma per tutto il secolo XV si avvicendano in città, soprattutto attorno alla fabbrica di San Petronio, maestri quali Paolo Uccello, Jacopo della Quercia, Nicolò dell'Arca, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio. Dal 1506 Bologna è conquistata da Giulio II allo Stato Pontificio, che la terrà fino all'Unità d'Italia. Sotto le imponenti navate della cattedrale scorrerà il fiume della storia, a partire dall'incoronazione di Carlo V nel 1530. Nel 1582 Ludovico, Agostino e Annibale Carracci fondano l'Accademia del Naturale o del Disegno. Principio ispiratore è il ritorno al vero naturale, in contrasto con l'artefatta pittura di maniera dell'epoca. Intorno a loro si formano i maestri di quel classicismo seicentesco, Domenichino, Guido Reni, Guercino, cui avrebbe guardato con ammirazione tutta Europa. La città postunitaria cerca invece di recuperare la fisionomia dell'età comunale, con una serie di restauri molto spesso arbitrari. Un gusto romantico, infarcito di nostalgie medievaleggianti, che trova in Carducci uno dei suoi più convinti sostenitori. Poi, nel 1898, nel solco dell'estetica dell'Art Nouveau, nasce Emilia Ars, società fondata da nobili e artisti raccolti intorno ad Alfonso Rubiani. Il Novecento si apre con il traumatico intervento dell'abbattimento delle vecchie mura e dell'ampliamento delle vie del centro, che dà alla città il suo volto attuale. Durante il ventennio fascista si costruisce il Littoriale, oggi stadio Renato Dallara, si ampliano gli istituti universitari e si sistema l'attuale via Marconi. Nel 1955 si approva il nuovo piano regolatore e nei primi anni 60 Bologna viene dotata della prima tangenziale d'Italia. Nel 1968 prende avvio il piano affidato al grande architetto e urbanista giapponese Kenzo Tange, che firma il quartiere fieristico e la città degli affari. Infine nel 2007, l'intervento più recente, il trasferimento della Galleria Comunale d'Arte Moderna negli spazi rinnovati dell'ex Forno del Pane di via Don Minzoni.